Oggi abbiamo dato l'avvio alla seconda edizione del corso Toolkit for Museum, un corso in cui noi crediamo molto. È un corso composito che prevede attività molto diverse anche tra di loro, che si svolge all'interno dei musei e che consente proprio a tutti coloro che vi partecipano di crescere e quindi di accrescere la consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie funzioni e della propria capacità di incidere realmente sull'attività quotidiana dei musei. Sono venuta qui per confrontarmi con altre realtà museali e anche mettermi alla prova con tanti altri professionisti del settore. Per approfondire, scambiare esperienze e capire soprattutto quali, diciamo, carenze e punti di forza abbia il sistema italiano nei confronti di questo profilo professionale. Mi incuriosiva molto l'idea di unire un po' tutti i professionisti museali da tutte le parti d'Italia. Per avere un'occasione di formazione, di crescita, ma soprattutto di confronto con colleghi che affrontano le stesse problematiche che tutti noi affrontiamo ogni giorno. Le attività si svolgono tra le masterclass e i toolkit, quindi momenti di incontro e confronto corali tra laboratori e lezioni in cui tutti i professionisti sono coinvolti e momenti più specifici di gruppo per profilo che permettono di approfondire strumenti e metodi che nel quotidiano i professionisti mettono in pratica. Il museo è per eccellenza un luogo di formazione e il parco archeologico del Colosseo, per la sua complessità dovuta al numero di siti, alla pressione turistica annuale, al tipo di turismo internazionale di cui gode, senz'altro si pone come luogo di eccellenza per la formazione. Abbiamo realizzato una lezione itinerante che dal Colosseo è partita e poi ha toccato il Palatino e il Foro Romano. Il museo quindi è stato non soltanto un luogo di introspezione, ma anche un luogo vivo nel quale ci sono state interazioni, scambi, condivisioni. Ha rappresentato per noi e per le colleghe che si sono messe in gioco un'opportunità per condividere, ma anche per riflettere. Il Mambo da anni porta avanti proprio un discorso legato alla formazione che va veramente oltre a quello che può essere anche solo semplicemente la didattica. È necessario, è sempre più urgente che determinati ruoli, determinate competenze siano valorizzate, abbiano gli spazi, il riconoscimento e anche una rete di relazioni che gli consentano di sviluppare al meglio quelli che sono i progetti, quelli che sono le funzioni che devono compiere. Credo che il nostro sia un ruolo che va sostenuto perché il museo funziona ed è vivo nel momento in cui è in dialogo con i suoi pubblici, con il suo pubblico. Siamo tutti più coscienti che il patrimonio non è solo un insieme di oggetti di prestigio, ma è un patrimonio che va utilizzato per sostenere una formazione di categorie di vario tipo. I musei non sono solo luoghi da visitare, ma sono luoghi dove si può fare formazione a diverso livello e soprattutto interagendo con diverse categorie. Toolkit for Museum è stata un'occasione per fermarci, capire meglio cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo e farlo meglio. Il lavoro che poi abbiamo fatto nei diversi gruppi eterogenei è stata un po' la sintesi di un tentativo che abbiamo tutti insieme provato a fare, alla ricerca di un linguaggio comune, di una possibilità di svolgere un lavoro che sia sempre più omogeneo, coerente e condiviso. Porterò a casa un grosso bagaglio di conoscenze e di esperienze da mettere a frutto per il mio lavoro.
è stato bello scoprirci una comunità che lavora nella stessa direzione per costruire una visione del mondo diversa e quindi questo è un grandissimo contributo che il museo come soggetto politico può offrire nella società.